Gesù Cristo è in mezzo a noi. Questo è un incontro con Dio. Dice: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. Amen. Gesù è qua. Grazie Gesù. È qua. Alleluia. Entra in questa fede. Ricevi questa fede. Ricevi questa fede. Vivi questa fede. Che Gesù Cristo è qua. Amen. Ed egli è venuto per dare. Egli è venuto per riempire. Ciò che è vuoto. Alleluia. Grazie. Ti sei svuotato, hai svuotato la tua vita, te stesso, la tua mente, il tuo cuore, hai svuotato, sei venuto per ricevere. Amen. E sei venuto nel posto giusto. Grazie, Gesù. Gesù è qua per dare. Amen. Per Amen. Dare. Lode Gesù Cristo. Grazie. Accomodati. Alleluia, accomodati. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Abbiamo avuto un po' di giorni intensi. Intensi di servizio. Abbiamo invitato un servo di Dio e insieme a tutti i pastori di Reggio e provincia abbiamo organizzato. Noi abbiamo dato il nostro contributo. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati con il loro impegno, il loro sacrificio, tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica per il vostro impegno, perché noi, Dio ci ha costituito per dare, ricevere e per dare. Ci sono alcuni che ancora sono nella fase che devono solo ricevere. Però egli ha costituito, ci ha costituiti per dare. Quello che egli ci dà. Lode Gesù Cristo. Ho accompagnato insieme a Gabriella sino a una mezz'oretta fa il pastore Michele all'aeroporto. Io spero che in questi giorni abbiate ricevuto un esempio di edificazione, di testimonianza forte, ciò che significa il regno di Dio, il ministerio. Alcuni non sanno di che cosa parlo, dice: ma che è successo? È venuto, abbiamo invitato, la nostra chiesa è stata, come dire, una fautrice, un servo che ha fondato un ministerio che è presente in 5 continenti, in 70 nazioni, che ha salvato 500.000 persone, quindi immagino. Certo, per chi non ha il cuore di servire, dice: ma chi non ha questa visione, che è lontano, che è preso da altro, non gli interessa, non lo vede. Ma abbiamo incontrato servo di Dio con un'unzione speciale, e Dio si serve di coloro che hanno fede, sapete? Di coloro che vivono per Lui. E noi lo stiamo sperimentando man mano che noi diamo il nostro cuore a Lui e Lui regna, come il suo regno poi si manifesta in noi. Noi abbiamo bisogno di vedere modelli che si santificano in Cristo, non che vivono la comunione con il mondo, che si santificano in Cristo. Questa è una persona, vi dico, 74 anni,
veniva dall'Argentina, è venuto a Reggio venerdì, e quindi avrà 2 giorni di riposo, 2 o 3 giorni di riposo. Venerdì è in Israele per stare altri 8 giorni. E magari noi con un po' di responsabilità entriamo in panico, nello stress, nel... Pastore. È una questione di fede. Vedi? È una questione di fede. Certamente ognuno con la sua fede, ma il Signore ci ha chiamati a vivere non il vecchio uomo, ma vivere l'uomo nuovo che Egli ha acquistato per noi sulla croce, e che continuamente la carne, la natura carnale, umana, continua a combattere e andare contro. È dentro di noi la natura carnale che non sopporta i modelli di Dio, non li sopporta. Sono scritte nella Bibbia, non esistono. Fratelli, non è vero. Esistono, ci sono ancora oggi. E portano molto frutto. Coloro che amano il Signore lo servono con tutto il loro cuore e che si santificano giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Lode Gesù Cristo. Io potevo mandare un anziano a fare l'autista, o no? Un diacono. Chiunque. Disponibile sempre. Ma ho voluto farlo io. Perché se tu puoi parlare, se è un suo insegnamento, ma è un insegnamento che noi abbiamo vissuto, di ciò che tu fai. Non puoi dire agli altri, insegnare ciò che tu non fai. Il pastore ha fatto l'autista, ha fatto il servo. Sai chi ha fatto il servo? E ho sottomesso la mia vita a lui nel servizio, nel tempo che è stato qua. L'ho invitato e io ho sentito nello spirito di servirlo. Però ho visto che molti, qualcuno mi è rimasto fedele sino alla fine, qualcuno sfrutta solo i momenti belli, i momenti di lavoro non c'è, ci sono alcuni ci sono nei momenti di gloria. Lode Gesù Cristo. Dove mi avete visto a me? Come mi avete visto servire? In tutti i momenti. Ma spero no, perché questo è, molti sono i credenti, ma non tutti i credenti sono salvati. Anche i demoni credono. Il mondo è pieno di credenti, le chiese sono piene di credenti. Sai chi ha la certezza di stare col Signore? I discepoli. E io non avevo impegno, con tutti gli impegni che noi abbiamo, con tutte le cose che noi abbiamo, non avevo impegno. Abbiamo ospitato, abbiamo onorato, onorando loro abbiamo onorato il Signore. Cioè, come si onora il Signore? Ma lo volete? Non so se lo stiamo imparando, che onorando i fratelli onoriamo il Signore. Che onorando coloro che vengono nel nome di Gesù Cristo onoriamo Gesù Cristo. Amen.
Come avete visto che noi abbiamo organizzato le cose? La cena. Come è stata organizzata? Alleluia. È tutto quello che noi abbiamo fatto. Come è stato fatto? Con fede. Con la fede che rappresentavano e venivano nel nome di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Noi non siamo di questo mondo, vedi? Certamente che la mia predicazione piace a coloro che sono sulla via e che desiderano vivere il rapporto con Dio e crescere per essere discepoli e non semplici credenti. E non semplici credenti. Che i credenti non è sicuro che sono salvati. Basta uscire fuori dalla grazia. Cioè uno ottiene la grazia, ma si esce dalla grazia. Non è che la grazia è qualcosa che uno... Basta uscire fuori dalla grazia e iniziare a vivere con lo spirito di questo presente secolo, con lo spirito del mondo. La grazia te la ruba il diavolo. Il diavolo è pronto a rubare la grazia, è pronto a rubare la fede. Lode Gesù Cristo. È pronto. Noi dobbiamo vivere la grazia di Dio. Ma sei riconoscente che Gesù Cristo ti ha salvato, ti ha chiamato? Sì o no? E allora, se sei riconoscente, a chi sei debitore? Se sei riconoscente che Egli ti sta dando la vita, a chi sei debitore? A chi devi il tuo debito? Lode Gesù Cristo. Egli ha dato tutta la sua vita per noi, per te, per liberarci dal potere delle tenebre, dal potere della schiavitù. Lode Gesù Cristo. Matteo capitolo 28, nei versetti finali dice: andate e fate discepoli. Non dice andate a fare credenti, cioè quelli che vengono magari solo la domenica, perché essere credenti non significa che tu riceverai la corona della vita, non significa che venire in chiesa ti giustifichi, venendo per esempio questa sera sei giustificato per tutto. Quello è essere religioso e vivere da religiosi, quelli che vivono le tradizioni. Andiamo in chiesa stasera, facciamo imamessa, andiamo in chiesa. Andiamo in chiesa. Amoruccio, andiamo in chiesa stasera. Ma Egli ci ha chiamati a fare discepoli. A fare discepoli, non... Anche i demoni credono. Sapete che i demoni credono in Gesù, ma non hanno la salvezza. Credono, hanno timore, hanno paura, ma non sono salvati. Purtroppo si sta manifestando nelle chiese una forma di religiosità dei credenti, che è una forma associativa, no? Ma il Signore non ci ha chiamato. Noi l'associazione la costituiamo perché dobbiamo interagire, con le leggi di questo tempo. Ma non è quella la Chiesa. Non è quello il corpo di Cristo. Sala regia, voi mi state ascoltando? Noi dobbiamo avere un cuore per il Signore. Amen. E il nostro cuore per il Signore significa, se tu hai un cuore per Dio, se tu riconosci l'opera di Dio, devi morire a te stesso. Sei pronto a morire? Sei pronto a morire alle tue passioni,
alle tue voglie, ai tuoi piaceri. Grazie a Dio siete veri. Una mano alzata, uno due amen. Grazie a Dio. Io non sono d'accordo con chi, i fratellini che si organizzano e si collegano al mondo con certo. Assolutamente non sono d'accordo in questa via di crescita nel mondo. Lode Gesù. Lo dico, il pastore non è d'accordo, anche se ci sono i miei figli implicati. Non sono d'accordo, sono contro. Io sono per una via della santificazione e del discepolato, non della contaminazione con questo mondo. Lo so che queste predicazioni rischiano di farci rimanere pochi. Non mi interessa, io devo fare la missione che Dio mi ha affidato. Io devo compiere la missione. Io devo essere fedele con chi mi ha chiamato, con il Signore Gesù Cristo. Non sono fedele a nessun altro se non a Lui. Lode Gesù Cristo. Voi dovete prendere gli esempi di edificazione del regno, della santificazione. Se mi dice vada a un raduno cristiano, sono felice. Si incontrano i fratelli. Non sono felice quando ricevo queste notizie. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo cercare la comunione con lo Spirito Santo. Giovani, prendete gli esempi. Io ho chiamato i giovani a essere presenti, perché i giovani devono prendere lo Spirito di Dio. Devono avere l'indirizzo e il modello, i modelli giusti, corretti, non quelli sbagliati, non quelli contaminati di questo tempo. Devo prendere il modello di coloro che vivono per il Signore e che il Signore continua ogni giorno a fare miracoli nella loro vita. Questo è il modello, fratelli. Questo è il modello. Tu vuoi vedere il miracolo di Dio nella tua vita? A chi gli interessa? A me interessa. Non essere ipocrita, sii vero, sii vera. Se hai alzato la tua mano, il Signore lo vede. E questa è la parola per quelli che hanno alzato la propria mano. Rinunzia a te stesso, rinunzia ai tuoi piaceri, rinunzia alle tue comodità. Sei pronto a rinunziare? A morire a te stesso? A te stessa? Quella è Dio, ti farà vivere una vita nuova. Lode Gesù Cristo. Perché Egli è venuto per regnare. Egli è venuto per vivificare ciò che era morto, ciò che il peccato ha fatto morire dentro di noi. Egli è venuto per vivificare, per mettere vita. C'è troppo comodità, troppo interesse. Questo contrasta con l'interesse di Dio. L'interesse umano, l'interesse di questo tempo, contrasta, è contrastante con l'interesse di Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E vedi, non è che ci sono, cioè, o cammini verso la via della santificazione oppure al contrario. Che dice che negli ultimi tempi chi è santo si santifica, chi è contaminato si contamina. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Ma questo tipo di predicazione io lo sto facendo perché ho incontrato
un servo di Dio che vive questo nella sua vita, ma è una serie di predicazioni che sto facendo da prima. Chi viene sa, chi è presente sa che, per esempio, io ho detto, nel sistema non esiste nessuno che non riconosca l'autorità. Non c'è pariteticità, non esiste. È il regno di Dio. Quindi nel regno il re è Gesù. Re Gesù Cristo. Re dei re. È il mio Dio, Signore Gesù. Lode Gesù Cristo. E quindi è il sistema, è il regno. Tutti devono avere l'autorità. Chi non ce l'ha o non la riconosce, deve fare da parte. Non può servire nel regno. Chi non vive questa autorità non può servire nel regno. Fratelli, anziani, prima da voi, diaconi, prima da voi, da loro, tutti. Chi non vive il regno non è adeguato, deve fare da parte. Troppo forte. È il regno di Dio. È che quando lo spirito del mondo ci contamina, ci mettono, è come il cambio della legge elettorale, dice ora c'è la democrazia, c'è la votazione. No, il regno. A noi il regno di Dio è a chiamata. Nella democrazia è a voto. Dal basso, chiamata viene dall'alto, e la democrazia viene dal basso. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E dobbiamo imparare a vivere il regno di Dio prima dentro di noi, prima dentro le famiglie, prima nella tua vita, altrimenti non potrai mai raccontare, parlare agli altri. Se non prima noi lo viviamo nella nostra vita. Vedete, la credibilità viene da ciò che tu vivi. Da ciò che tu sei. Quindi i responsabili della Chiesa hanno il dovere, l'impegno di vivere per primi, in primis, la responsabilità. L'autorità di Dio, di vivere il regno di Dio nella propria vita e nella propria famiglia, altrimenti non puoi dire manco. E i diaconi lo stesso, santificatevi. Lode Gesù Cristo. Se non vi santificate, perderete il vostro posto. Non sono posti a vita, natural durante. Se non lo vivi, Dio ti sostituirà. Chiamerà qualcun altro al tuo posto. Lode Gesù Cristo. Santificatevi, vivi il regno di Dio nella tua vita, vivilo, fallo regnare. Digli: Gesù, tu regna, non io. Diglielo: Gesù Cristo, tu regni, tu devi regnare nella mia vita, non io o mia moglie o i miei figli, io, Dio, tu, non io. Lode Gesù Cristo. Vedi qual è il contrasto, qual è il problema? È che quando emerge sempre la vecchia natura. Nella Chiesa quali sono i contrasti, no? La vecchia natura che sorge, che contrasta la natura di Dio, che non sopporta l'ordine, non sopporta il cambiamento, vuole vivere la sua vita, vuole usufruire dei benefici, ma non vuole morire.
È la vecchia natura che non vuole morire. La vecchia natura ribelle che non vuole morire, che cerca di uscire fuori e dare forza alle sue passioni ingannatrici. E che non ha il... E quando vivono le passioni ingannatrici, prendono forza. Appena ascolto una parola del genere, io inizio a stare con mia lavia. Chi gliel'ha detto? Con me. Ognuno di quelli che vivono queste posizioni, con me, non ce l'ho con nessuno. Io vi amo tutti, il Signore vi ama, e quando la parola arriva, arriva per affinché possa portare frutto. Se tu ritieni che questa è parola di Dio, accettala e pentiti. Se ti trovi fallace, pentiti e digli: Signore Gesù, mi pento. Non dare forza alla natura carnale, natura vecchia che è morta, sepolta. Gesù è morto sulla croce per far morire la natura carnale, cioè ha sacrificato se stesso per dare la vittoria alla nuova natura dentro di noi. E tu che fai? Fai i riti, organizzi per farla vivere. Lode Gesù. Certo che la natura di Dio dentro di noi è ubbidiente, è sottomessa, è umile, è mansueta. Io sono convinto che se qualcuno era al mio posto, quando parlava questo apostolo del Signore, gli avrebbe ribadito, fatto il rire. Io non ho fatto una domanda, non ho aperto bocca, l'ho fatto per lui, punto. E se è stato, cioè, io vi dico come mi sono comportato, per dare l'esempio a voi. Non c'è, siamo alla pari, non è così, non siamo alla pari niente, ognuno ha il suo posto nel regno. Lode Gesù Cristo. Impara a riconoscerlo e vivrai l'unzione di Dio, la potenza di Dio nella tua vita, se no vivrai gli effetti negativi della natura carnale. Cioè, ci sono degli effetti, come dire, dei frutti negativi che si manifestano quando noi scegliamo nella carne. Non pensare che l'hai fatta liscia, tanto non... No, quando tu scegli contro la volontà di Dio, tu sappi, hai attivato nella tua vita qualcosa di negativo. Non c'è niente da fare, non è vero. Poi Dio perdona tutti, ma intanto il frutto tu ce l'avrai. Davide pensò di prendere la donna del soldato. Era una bella donna, la vide di sera, si innamorò. Ebbe un figlio, ma quel figlio morì. Lui chiese perdono a Dio, ma quel figlio morì. Il frutto fu negativo. Il frutto nella vita è negativo. Quel figlio morì. Lode Gesù Cristo. Non pensare che fare delle scelte secondo la tua visione, secondo la visione della carne, tanto dice, tanto io posso andare al Signore, il Signore perdona tutto, il Signore perdona tutto. Dai. Facciamo tutto, tanto Dio perdona tutto. Non è così. Egli ti perdona, se vai con un cuore puro, ti perdona. Ma il frutto negativo non si può togliere. Capite? Il frutto negativo del peccato non si può togliere. Quello cammina con la scelta. Hai scelto? Questo è il frutto. Capito? Vedi, prima di fare delle scelte bisogna essere sapienti.
e imparare e consultare il Signore. Il frutto è negativo, non è positivo. Non è che se tu hai scelto secondo la carne riceverai un frutto dello spirito. Tu scegli secondo la carne e secondo te riceverai il frutto dello spirito. Cammini per la carne e tu pensi che nella tua vita si manifesterà un frutto dello spirito. Allora sei un ingannato. Sei un confuso. Se sei convinto, sei nell'efficacia dell'errore, sei così ingannato dal tuo interesse personale, dalle tue passioni, che se cammini per la carne produrrai un frutto carnale, un frutto della carne. Non c'è niente da fare. Lode Gesù Cristo. Ma tu puoi cambiare il corso della tua vita. Sì, da ora quello che è stato, ma tu ora puoi cambiare da ora in avanti. È nelle tue mani. È nelle tue mani. Non è nelle mani. È nelle tue mani. Il tuo destino è nelle tue mani. Il tuo futuro è nelle tue mani. Non dire poi che nessuno ti ha avvisato, nessuno me l'ha detto, pastore, ma nessuno me l'ha detto. Il frutto della ribellione è che il Signore poi, quando diventò ostinatezza, ricordate, tolse Saul. Era ribelle, 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 cioè era diventato ostinato proprio, duro, duro, un duruto. Sai, di quelli là che autonomi, case popolare, il Signore dice una cosa, dice ma io, duro, duro, tu, non puoi contendere con Dio. Ricordatevi che non si può contendere con Dio, eh? Non puoi immaginare di contendere con Dio e vincere. Umiliati. Umiliati. Umiliamoci alla presenza di Dio. Umiliamoci. Impariamo ad umiliare noi stessi. Io parlato di umiltà, e Miguel ci parlava che loro hanno un corso di discepolato, e in questo corso del discepolato c'è un tempo per l'umiltà. Devi umiliare te stesso tutti i giorni. Non so come si svolge questo corso, ma tutti i giorni devono fare azione di umiltà. Per umiliare e abbassare se stessi. Oh, bello. Lode Gesù Cristo. Umiltà. Impara a abbassare te stesso. Impara a fare delle azioni umili nella tua vita. Imparate a essere umili, anziani. Umili. Se no, non pretendete i primi posti. Dovete essere servi. Quando faccio un banchetto, voi non vi dovete sedere se non vi chiamo a sedervi. Dovete servire. E quando vi chiamo vi sedete? Quando c'è un banchetto, vi servite. E quando vi chiamo, se vi chiamo vi sedete. Non subito, d'accordo. Cercate sempre l'ultimo posto, perché il Signore poi ti onora quando ti chiama al primo. Ma se sei al primo e poi ti dice scusami, fatti più indietro che c'è uno più importante di te, è un disonore, dice.
Lode Gesù Cristo. Capito? Questo è il senso di Dio. Disse il Signore: non cercate i primi posti, perché poi verrà qualcuno più importante di te e ti sarà chiesto di andare dietro. Questa è la via di Dio, la via della salvezza, la via del regno, la via per ricevere dal cielo, per vivere la nuova natura. Lode Gesù Cristo. Muori a te stesso. Sei pronto a morire a te stesso? Alla tua vecchia natura? Alle tue ribellioni? Le vuoi crocefiggere sulla croce? Muori a te stesso e vivrai. Muori al tuo orgoglio e vivrai. Morite al vostro orgoglio e vivrete. Sarete liberi. Fai morire il tuo orgoglio. C'hai dell'orgoglio. Guarda, ora faccio una croce, la croce dell'orgoglio. Sulla croce tutti gli orgogli vengono distrutti. Lode Gesù Cristo. Tutti gli orgogli. Orgoglio. Via, via, via. Servi. Io devo fare un corso di discepolato agli anziani e ai diaconi. Di discepolato. Il Signore ha messo nel mio cuore che di una crescita nello spirito, no? Noi non possiamo essere come gli altri che vivono la tradizione religiosa, la religiosità, essere e vivere i credenti. Dice, dove sono i credenti? Il Signore è venuto per i discepoli. Lui stava in mezzo ai discepoli. Dove era il Signore? In mezzo ai discepoli. O no? I credenti, quelli che credevano nei segni e nei miracoli, erano quelli che poi a un certo punto, quando Gesù parlò duro nel capitolo 6 e 7 di Giovanni, se ne andarono. Ah, ma dice, ma tu hai sentito? Ma questo Gesù, ma che ci pare? Che gli pare a lui che parla in questa maniera? Ma lasciamolo! Ma chi è questo? È una lettura un po' lunga, però capitolo 6, versetto 22 di Giovanni. La folla che era rimasta nell'altra riva del mare aveva notato che non c'era qui altro che una barca sola e che Gesù non c'era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora l'altra barca, le altre barche, erano giunte a Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era qui, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. Cioè questi, poi vedremo cosa il Signore gli dice. E trovatolo di là del mare, gli dissero: maestro, ma quando sei giunto qua? Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato pane e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno fai dunque tu perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo.
E Gesù disse loro: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Lode Gesù Cristo. Vedi, io ogni tanto incontro dei credenti che hanno fame, hanno sete, che sono alla ricerca sempre di qualche filosofia cristiana, no? Di qualche, di questo, di quello, di quell'altro. Devo andare a trovare un altro, ho conosciuto quest'altro. Sai qual è il problema? Questo. Chi crede in me? Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Sai qual è il problema questo? Non credo. Non credono. Vedi? Perché chi crede è appagato dentro. Sa che il Signore Gesù Cristo è il re dei re ed è venuto per regnare ed è venuto per dare. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Cioè, avevano visto Gesù ma non credevano. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedi? Non credevano. Vedi qual è il problema? L'incredulità. Lo spirito del presente secolo malvagio. Lo spirito del presente secolo malvagio. Lo spirito del mondo, fratelli. Vedi la comunione con lo spirito del mondo. Noi dobbiamo stare nel mondo, ma non avere la comunione con lo spirito del mondo. La comunione con lo spirito del mondo. A tutti. Questa è una parola per me. So che tu sei già. È per me. Lo spirito del mondo, quando tu, parenti, amici, Satana sa come creare i legami, no? Per consumare la tua vita, per distruggere la tua vita spirituale, per distruggere ciò che Dio ha acquistato sulla croce per te. Lo sa, è un artista, è uno specialista, lui non si ferma mai, non ha mai ferie, lavora sempre, lavora per distruggere, per uccidere. Ruba, distrugge e uccide. Satana ruba, distrugge e uccide. Ruba, distrugge e uccide. Esci fuori dal potere del diavolo. Esci fuori dal potere del mondo. Lascialo. Ruba, distrugge e uccide. Lode Gesù Cristo. Vedi, nel regno di Dio tu trovi la salvezza, tu trovi la pace, tu trovi la vita. Noi per stabilire il regno di Dio ci sono tensioni, dualismi, chiarimenti a volte,
prese di posizione, che lo spirito del mondo vorrebbe, vedi, dove c'è il regno di Dio? Voi lo vedete, no? Tutti i giorni. Che cos'è che vuole toccare? Lo spirito del mondo attraverso uno, un altro, la contaminazione del cuore. Mantieniti puro. Cerca la comunione con lo Spirito Santo. Impara a pregare. Impara ad ascoltare. E impara a vivere la parola di Dio nella tua vita. Lode Gesù Cristo. Impara a morire a te stesso. Per essere un vero discepolo devi morire a te stesso. Un discepolo, un vero discepolo. Vedi perché alcuni molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Perché non tutti ce la fanno. Perché quel vecchio uomo non vuole morire. L'orgoglio, la vita, l'orgoglio della vita, l'idolatria. Tutto ciò che vive, che non vuole morire, lode Gesù, non vuole rinunziare a se stesso, non vuole rinunziare a se stesso. Alcuni per non rinunziare a se stesso scappano, non vengono, si nascondono, chiudono i telefoni, sono malati. Ma il danno non lo fanno, fanno a se stesso. Se tu dai la tua vita e il tuo corpo al mondo, allo spirito del mondo, alla carne, fai regnare la natura carnale nella tua vita, il frutto non può essere positivo, è negativo. Tu pensi che può essere positivo? Sei ingannato se lo pensi. Ma se vivi nello spirito, tu vivrai i frutti meravigliosi di Dio. Vivere nello spirito non significa farsi monaco, o monaca. Vivere nello spirito di Dio significa un cuore consacrato a Lui. Dice, chi rubava non rubi più, chi diceva la menzogna non dica più la menzogna, chi si prostituiva non si prostituisca più, chi, cioè, eccetera, eccetera. Il desiderio di vivere la parola di Dio. Il desiderio di vivere secondo l'indirizzo di Dio. Che cosa ha fatto il Signore sulla croce? Quando è salito, ha mandato il suo Spirito, il suo Spirito Santo. Tu puoi fare la volontà di Dio, tu puoi ubbidire, tu puoi cacciare quella natura ribelle dentro di te che non sa ubbidire, che non sa fare la volontà di Dio, che non sa servire, la puoi fare cacciare. Tu, dice come? Fai regnare Gesù Cristo. Alleluia. Fai regnare Gesù Cristo. Arrenditi, muori a te stesso. Noi abbiamo in qualche maniera una scuola di discepolato, però i nostri alunni, no? Molte volte vogliono fare sta scuola secondo il proprio pensiero. Per esempio, tu vai a fare, ti iscrivi in un corso universitario, stabilisci tu le materie, stabilisci tu, o dico corso universitario, scuola, eccetera, o ti viene stabilito e là tu sei pronto, no, inizio il rettore, il professore, ma c'è poco, è Dio, ma c'è poco, è Dio, il professore cambia all'ultimo secondo, ti cambia pure le date. Però quando nelle cose di Dio tu cerchi di mettere il tuo, come si fa, come non si fa, e vuoi fare il tuo regno nel regno di Dio, e qua c'è la contesa, no? C'è la tensione. E qual è il problema? Che non sai essere umile e mansueto, non sai ubbidire. Il problema è nell'ubbidienza, è la ribellione che esce fuori, l'orgoglio, no? E
E io giornalmente ho a che fare con orgoglio e ribellione. Che non è una telenovela. Potevamo scrivere una telenovela. Orgoglio e ribellione. Dice, vai dove ti porta il cuore. Orgoglio e ribellione. Però alcuni sono più furbi. Dice, io non baio. Tu sei storta, vai. Io vedi, sto a casa, mamma. Non mi vede. Telefono, no, funziona. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ma questo il Signore l'ha stabilito per la nostra vita, non è che l'ha stabilito perché noi gli aggiungiamo qualcosa. Tu non puoi aggiungere nulla a Lui. È per noi, serve a noi, serve per vivere bene, serve per vivere, per uscire dalla morte e essere vivente. Per uscire fuori dalla morte ed essere vivente. Tu vuoi uscire fuori dalla morte ed essere vivente? Alzati in piedi. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre. Padre, grazie per la tua presenza. Grazie, Signore, perché tu sei il fedele, tu sei il verace. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei l'inizio e la fine, tu sei il compitore. Signore, tu non manchi mai. La tua parola andrà in effetto. Si compirà. Signore, lode Gesù Cristo. Si compirà. La parola di Dio si compie, fratelli. Si compie per coloro che credono e coloro che non credono. Per i credenti, per i discepoli e per i non credenti, cioè per tutte le fasce. Ognuno avrà la sua retribuzione. Ognuno avrà la sua retribuzione. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Ognuno avrà la sua retribuzione.